Questo video è dedicato a un brano dei Litfiba che si intitola El Diablo. Dico subito che ho il capotasto mobile al terzo tasto perché l'intonazione della ritmica che sto per mostrare potrebbe risultare un po' difficile da interpretare. Diciamo che la ritmica è estremamente semplice, abbiamo una pennata, o meglio, una ritmica, una battuta che è fatta con una pennata molto molto utilizzata, uno schema ritmico molto utilizzato in tanti brani, che è quello con due bassi e una pennata da un mezzo, due bassi da un quarto e pennata da un mezzo. La pennata in realtà io la stoppo, l'accenno soltanto, non la faccio completamente, non lascio suonare le corde. Per ottenere questo risultato, lascio cadere la mano sulle corde, toccando un pochino con la penna alcune delle corde, fermando con il dorso della mano, questa parte della mano, fermando le corde. Ecco, questa è un pochino la ritmica. È molto veloce il brano, grosso modo la velocità più o meno del brano è questa, e questa è la ritmica. Ora, cominciamo subito con l'esaminare un pochino questa ritmica nell'ambito del brano, perché il brano è un pochino particolare. Abbiamo infatti una successione di accordi che sono Mi minore, Re, Sol e La, che interessa praticamente quasi tutto il brano, tranne quello che può essere considerato il ritornello. Il ritornello praticamente dice: Oh mamma mia, il diavolo, arriva, arriva il diavolo, oh mamma mia, il diavolo. Poi ripete il numero 666 come uscita che vediamo dopo. Tranne questa parte che adesso poi illustro un pochino, spero un pochino meglio, abbiamo, ripeto, una serie che è costituita da un Mi minore, un Re, un Sol e un La. Poi vediamo anche che ho il capotasto mobile, ripeto, al terzo tasto, ma mi interessa per ora la ritmica, perché la ritmica è fatta con un Mi minore con 4 oppure 6 oppure anche 3 battute, o 3 serie di questa pennata, quindi 4, 3, 4 o 6 serie di pennate. In genere il Mi minore con 6 serie di pennate o 6 battute è quello maggioritario, cioè quello che praticamente è quasi sempre presente nella serie Mi minore, Re, Sol, La. Poi abbiamo poche eccezioni con un Mi minore di 4, un Mi minore di 3. E all'inizio c'è addirittura un Mi minore con due serie di pennate che concludono l'inizio strumentale della canzone. L'inizio infatti è c'è un inizio strumentale con un Mi minore con 4 serie, Re, Sol, La, Mi minore con 6 serie di pennate o 6 battute, poi Re, Sol, La, Mi minore con 2 battute o serie di pennate, poi un brevissimo stop e ricomincia tutto con il canto e un Mi minore di 4 serie. Ora io faccio una cosa però particolare, perché abbiamo un Mi minore che ha, ripeto, un numero variabile di battute, 2, 3, 4 o 6, questi sono i numeri. Facciamo un Mi minore di 6 serie, diciamo, la successione più consueta è con un Mi minore con 1, 2, 3, 4, 5, 6, poi abbiamo un Re maggiore con una battuta, poi abbiamo Sol, La con una sola pennata discendente ciascuno. Ok? Questa è la ritmica, diciamo, di quasi tutto il brano, ad eccezione del ritornello che vediamo tra un po'. Ecco, ripeto, il Mi minore di 6 serie, poi abbiamo un Re con una sola serie, Sol e La. Lo faccio lentamente, Mi minore 1, 2, 3, 4, 5, 6, Re 1, Sol, La, Mi minore 6.
Ecco, se si vuole può un po' prendere confidenza con questa particolarità di questo brano, perché questa particolarità interessa, ripeto, quasi tutto il brano, possiamo fare per esempio un Mi minore un po' breve di tre serie. Re 1, Sol, La, ecco, e facciamolo un pochino lentamente, poi piano piano cerchiamo di accelerare fino ad arrivare alla velocità del brano, se vogliamo. E ripeto, possiamo fare perché il brano in pratica sarebbe Mi minore, 6 serie, 5, Re. Sarebbe fatto in questo modo. Per semplificare l'esecuzione ho messo il capotasto al terzo tasto. Andiamo però avanti, abbiamo una particina a note singole o comunque se vogliamo una parte con un piccolo tema dopo le prime strofe, quando dice tutta la vita è una grassa bugia, poi abbiamo una particina strumentale, una parte strumentale con il solito Mi minore. 6, Re 1, Sol, La, una sola pennata. Poi riprende La vita dura è una gran fregatura. Il testo dice questa frase. E abbiamo un Mi minore di 4 serie, seguito da tutta una serie di altre frasi del testo, ma a volte uno strappo e una necessità, eccetera. A chi va bene, a chi va male, tutta la storia è una grassa bugia, tutte le vite, persino la mia. E abbiamo sempre Mi minori con 6 battute o 6 serie di pennate, e il solito Re con una battuta e il solito Sol e La con una pennata ciascuno, questi due accordi. E arriviamo al primo ritornello. Il primo ritornello ha praticamente tre volte una serie di tre accordi, che sono un Do, un La e un Mi minore. Do, La, Mi minore però sono Do con due serie di pennate o due battute, La con due battute, Mi minore con quattro. Questa serie Do La Mi minore si ripete tre volte e c'è un'eccezione. La terza volta abbiamo un Mi minore non di quattro ma di tre serie, perché poi, fatto questo Mi minore di tre serie, abbiamo un Re con una pennata, un Re diesis con una pennata e un Mi minore di nuovo con quattro serie e si ripresenta la parte strumentale. Mi minore 4 serie, Re 1 serie, Sol La 1 pennata, Mi minore 6 serie, Re 1 serie di pennate o una battuta, Sol La e Mi minore di nuovo con 6 battute o 6 serie di pennate. Qui ricomincia, spara il serpente della prima mela, qui ricomincia un po' la canzone con i versi, con le strofe. Che portano, dopo che ruba la forza e io con la musica mi cambio la pelle, eccetera, tutte le vite, persino per primo la mia, ritorniamo ad avere un altro ritornello, che è il ritornello praticamente conclusivo della canzone, dopodiché ci sarà una parte strumentale conclusiva con la sfumata in uscita del brano, che sfuma in uscita, calando di volume. Questo ritornello ha come particolarità di avere la serie che dicevo prima per il ritornello, per la prima comparsa del ritornello, ha quattro volte la serie di tre accordi Do con due serie, La con due serie di pennate, Mi minore con quattro serie. Questi tre accordi Do, La, Mi minore, nell'ultima comparsa, seconda e ultima ricomparsa del ritornello, si ripetono quattro volte. Naturalmente anche qui la quarta volta abbiamo alla fine non un Mi minore di quattro serie di battute, ma un Mi minore di tre serie di battute per lasciare spazio a un Re diesis che portano di nuovo a un Mi minore di quattro serie. Poi abbiamo il solito Re con una serie, Sol e La con una pennata soltanto. Poi qui comincia il Mi minore con 6 battute, Re con una battuta, Sol La con una pennata soltanto, fino alla fine. Questa serie si ripete fino alla fine del brano che, ripeto,
sfuma. Adesso diamo un'occhiatina un pochino alla parte armonica, cioè agli accordi. Gli accordi, come si vede, io qui ho il capotasto al terzo tasto, e questo capotasto al terzo tasto perché ho cercato di facilitare l'esecuzione data la velocità anche del brano. Quindi noi faremo degli accordi molto normali qui al pettine, o meglio qui con il capotasto che fa le veci del pettine. Come al solito ricordo che quando io suono questo accordo la diteggiatura è quella del Mi minore, ma in realtà qui si tratta di un Sol minore, l'intonazione reale dell'accordo è Sol minore. Quando io faccio un Re, in realtà questa è la diteggiatura del Re maggiore, ricordarsi di lasciare uno spazio fra il capotasto mobile e le dita, perché anche quando facciamo il Re qui al pettine, facciamo il Re in questo modo e abbiamo un tasto libero fra le dita e il pettine. Delle volte mi è capitato qualche persona che faceva un po' di confusione all'inizio nell'uso del capotasto mobile. Ripeto, questa è la diteggiatura del Re, ma in realtà è un Fa maggiore, l'intonazione. Facciamo la diteggiatura del Sol maggiore, che però in realtà è un La diesis sol si bemolle maggiore. Poi facciamo la diteggiatura del La, ma che poi in realtà è un Do maggiore. Questi sono gli accordi. Poi nel ritornello, quando facciamo la diteggiatura del Do, in realtà questo è un Mi bemolle. L'intonazione reale di questo accordo non è ovviamente un Do, è soltanto la diteggiatura del Do, l'intonazione reale dell'accordo è un Mi bemolle. Dicevo, abbiamo un Re diesis Mi minore alla fine dei ritornelli, abbiamo sempre questi tre accordi. Noi arriviamo che facciamo un Mi minore tre volte, tre battute, poi facciamo Re diesis Mi minore. Io suggerisco di fare soltanto Re diesis qui. Si dovrebbe cercare di prendere soltanto le tre corde acute, le prime tre corde, Mi, Si, Sol, per riuscire a fare questo passaggino dal Re diesis, fare Mi minore 3, poi abbiamo un Mi minore di 4 serie di nuovo, e riparte tutta la serie Mi minore 4 serie, Re 1, e poi abbiamo il Sol in La, più o meno a questa velocità. Però ripeto, suggerisco di fare Re diesis, il Re diesis, si potrebbe fare una cosa atroce, fare questo accordo e fare Re diesis, fare questo. Suonerebbe molto meglio. Si potrebbe anche tentare di fare un Re con il mignolo qua, per avere la possibilità di far suonare un po' meglio questo Re, perché prendere mentre si sta pennando, prendere soltanto queste tre corde non è facilissimo. Però io spero che non suoni tanto male fare questo Re diesis in questa semplice maniera e fare il Mi minore poi che segue e continuare il brano e far continuare il brano. Questa è l'unica in pratica particolarità di questa canzone che mette un pochino in difficoltà. Poi se vogliamo possiamo fare anche sempre con il capotasto mobile, possiamo fare possiamo fare questo semplice branettino a note singole, se lo si vuole imparare, cominciando con il Mi cantino, corda libera, o meglio con la corda che viene fermata al terzo tasto dal capotasto, quindi 0 Mi cantino, 2 Mi cantino, 0 Mi cantino, poi suoniamo il terzo tasto del Si e di nuovo il Si corda libera fermata dal capotasto, poi suoniamo 2 in corda di Sol, 3 in corda di Si, Mi cantino libero e Si libero.
Questa prima parte è... Seconda parte di questo piccolo tema, note singole, corda libera di mi cantino, si ripete in pratica la prima sezione, le prime cinque note della prima parte, quindi mi cantino libero, 2-0, sempre mi cantino, 3-0 in corda di si, poi facciamo 2 in corda di sol, ripetiamo questo 2 una seconda volta, poi 0 in la corda di si, 2, 0 in corda di sol e 2 in corda di re. La seconda parte uso solo l'indice perché spero che sia un pochino più chiaro se c'è qualcuno che ha voglia di fare anche questo piccolo tema a note singole di questa canzone. Ecco, detto questo, direi di avere detto quello che... sono quelle che sono le particolarità, spero di averle descritte meglio possibile, le particolarità di questo brano. Adesso vado ad accompagnare l'originale. Adesso cerco di accompagnare il brano originale, ricordo che l'inizio è con una parte strumentale formata da un Mi minore con quattro battute o quattro serie di pennate, un Re con una sola battuta o una sola serie di pennate, poi abbiamo un Sol e un La con una pennata ciascuno, questi due accordi, un Mi minore con sei serie di pennate o sei battute, un Re di nuovo con una battuta, Sol La con una pennata ciascuno, un Mi minore due con due battute o due serie di pennate e uno stop piuttosto breve, poi subito un Mi minore con quattro battute o se si prende quattro serie di pennate e lì comincia il canto. Ricordo che quando il Mi minore ha sei battute, sei serie di pennate, dirò soltanto l'accordo, mentre cercherò di avvisare quando ci sono variazioni, quindi quando c'è un Mi minore con un numero di battute diverso da 6. Adesso faccio partire il brano originale, ricordo che comincia con un Mi minore che ha quattro battute o quattro serie di pennate. Sol La Mi minore, Re Sol La Mi minore 2, minore 4, Re Sol La Mi minore, Re Sol La Mi minore. Re Sol La Mi minore.
La 2, Mi minore 4, Do 2, La 2, Mi minore 4, Do 2, La 2, Mi minore 4, Do 2, La 2, Mi minore 3, Re Mi minore 4, Re Sol La Mi minore, Re Sol La Mi minore. Il brano è il brano, ripeto, non è un brano certamente molto facile. Spero comunque che le persone che sono all'altezza di poter fare questo brano, da questo brano imparino un pochino di più a suonare la chitarra.